È Gesù Cristo che porta a compimento tali prefigurazioni. In Lui trovano la loro realizzazione piena tutte le prefigurazioni dell'antica alleanza. E tale realizzazione Gesù la compie in vari modi. Anzitutto con il battesimo ricevuto da San Giovanni Battista nel Giordano, Gesù dà inizio alla sua vita pubblica. Il grande catechismo così scrive: Nostro Signore si è volontariamente sottoposto al battesimo di San Giovanni, destinato ai peccatori per compiere ogni giustizia. Questo gesto di Gesù è una manifestazione del suo annientamento. Lo Spirito che si librava sulle acque della prima creazione scende ora su Cristo come preludio della nuova creazione e il Padre manifesta Gesù come il suo figlio prediletto. Matteo, infatti, l'Evangelista, al capitolo 3, così ci dice: appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Gesù, soprattutto con la sua Pasqua, realizza pienamente la prefigurazione dell'Antico Testamento riguardo al battesimo. Cristo infatti ha aperto a tutti gli uomini le fonti del battesimo. Sulla croce, dal suo fianco trafitto, effonde sangue e acqua, segni del battesimo e dell'Eucaristia. Egli aveva parlato della passione che avrebbe subito a Gerusalemme come di un battesimo con il quale doveva essere battezzato. Sant'Ambrogio scrive: considera, quando sei battezzato, donde viene il battesimo, se non dalla croce di Cristo, dalla morte di Cristo. Tutto il mistero sta nel fatto che egli ha patito per te. In lui tu sei redento. In Lui tu sei salvato. E San Paolo: quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a Lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Gesù Cristo porta a compimento la prefigurazione del battesimo nell'Antico Testamento anche dopo la sua risurrezione, quando affida agli apostoli questa missione: andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato.